degli studenti alla piattaforma UIBI all'interno di un corso. Il docente, una volta creato il corso, riaccedendo alla piattaforma ed andando all'interno della categoria, troverà il corso appena creato. Entrando all'interno del corso, troverà gli argomenti che ha predisposto, in questo caso sono 5, troverà una risorsa annunci, che è quella del forum nella quale potrà far discutere i partecipanti, un pulsante attiva modifica, che è quello che consente di passare dalla modalità di visualizzazione del corso alla modalità di costruzione e aggiunta di contenuti al corso. Nella parte sinistra troverà una parte iniziale che sono le sezioni, introduzione e i 5 argomenti. Una sezione partecipanti. La sezione partecipanti permette appunto di andare a vedere quali sono gli utenti registrati al corso. In questo caso, una volta creato, troverà solo il creatore del corso, quindi colui che lo ha creato. Come si iscrivono gli utenti? Gli utenti possono essere iscritti al corso in 2 modalità. O manualmente attraverso il pulsante iscrivi utenti e quindi andando a cercare ad esempio un utente, in questo caso cerco l'utente e lo provo a iscrivere. E quindi iscriverò manualmente tutti gli studenti al corso in modo autonomo attraverso l'iscrizione dell'utente. Una seconda modalità di iscrizione degli utenti si ottiene attraverso quel pulsante ruota dentata ed andando nella sezione metodi di iscrizione. Come vedete, i metodi di iscrizione sono nient'altro che le modalità con le quali gli studenti possono iscrivere. Ogni corso appena creato ha solo l'iscrizione manuale impostata, però è possibile aggiungere altri metodi. Ad esempio, quello consigliato è l'iscrizione spontanea. Cosa prevede l'iscrizione spontanea? Prevede che lo studente, andando all'interno, della categoria e trovando il corso, possa autonomamente iscriversi, al corso selezionato. Come funziona? Una volta attivata l'iscrizione spontanea, si attiva una chiave, nome della, personalizzato, ad esempio matematica. Consenti nuova iscrizione? Sì. Si può impostare una chiave di iscrizione, ad esempio Matte 2020, è la chiave di iscrizione che dovrò comunicare agli studenti, il ruolo assegnato, posso impostare una scadenza di iscrizione, posso impostare un numero massimo di iscritti dopo il quale non accetterà più iscrizioni, posso impostare dei gruppi e posso massimo mettere un messaggio di benvenuto. Benvenuto al corso di matematica. A questo punto, aggiungendo il metodo, io potrò comunicare che gli studenti potranno iscriversi al mio corso utilizzando il codice appena impostato. Uscendo dalla registrazione, andiamo ora ad accedere come studente. Una volta registrato e una volta che ha fatto accesso come studente, anche lo studente troverà la categoria Istituto Pertini. Entrerà nella categoria della propria classe, troverà il corso di matematica. Una volta cliccato sopra, troverà la chiave di iscrizione, che era Matte 2020. Volta cliccato, si troverà poi dopo iscritto al corso selezionato.